Amici di Sala Stampa, domenica pomeriggio sono le 15 in punto, il Catania scende in campo a Livorno. Il nostro amico Vito all'interno di questo lido della Playa di Catania per vivere come la gente affronta l'ultima giornata d'estate e soprattutto la terza di campionato. C'è tanto fermento? C'è tanto fermento, è una settimana che si preparano per questa partita e già la sala è piena. Questo Catania come lo vediamo? All'inizio è partito benissimo, ora un po' ha rallentato la manovra, però penso che la vittoria alla fine l'avrà il Catania. Come la vede lei questa squadra? Ancora mezzo e mezzo, ma insomma. Cosa sta mancando quest'anno? Ma sembra che manca l'Ode. No vabbè, comunque Plasil sta dando il meglio di sé e devo dire che sta facendo la differenza, soprattutto a centrocampo. Ancora non si è visto abbastanza bene, ancora non si è visto. Speriamo che la fortuna ci dia una mano. Come tutte le altre volte. Credo che Merano sarà in difficoltà nei prossimi giorni se non rimette in piedi questa partita. Secondo lei la squadra c'è in campo? Sì, secondo me sì, ma ancora si deve inquadrare di più. Io sono contro il calcio, non sopporto i maschi che stanno sempre a casa a vedere le partite. 65esimo del secondo tempo, Catania sotto di un gol. Purtroppo sì, l'arbitro ci ha messo un po' di suo. Non ci voleva, sotto di due gol. Mancano 20 minuti alla fine. Non riusciremo a segnare nemmeno un gol. Facciamo entrare Maxi Lopez. La squadra è stata smontata, diciamo. Avevamo un giocattolo e questo giocattolo ormai non ci può giocare più nessuno. I giocattoli ogni anno sono sempre diversi, bisogna costruirli anno per anno. Catania a 0 punti. Ancora? Ancora, i primi minuti ancora non ha segnato. Ci dovrebbe vincere, no? Mi pare che ha fatto assai ora. Quindi siamo di buon auspicio? Sì, speriamo di sì, dai. Massimo, 6 minuti di recupero, secondo te sono giusti? No, così non va, Catania così... Ma quest'anno la vedo abbastanza critica, spero che i giocatori si iniziano a conoscersi sia in campo che in spogliatoio. Fischio finale, il Catania perde 2-0 a Livorno. Terza sconfitta per questo avvio di campionato, la gente lascia il poltrone ancora prima della conclusione di questo match. E quanti punti abbiamo? Zero. Secondo lei quindi siamo più tristi perché sta finendo l'estate o perché il Catania ha 0 punti? Tutte e due. Ma soprattutto secondo lei? Per l'estate per me. Se mio marito non mi lascia più, non ci va più allo stadio e così sta con me. Siamo più tristi perché il Catania a questo punto è a 0 punti o perché sta finendo l'estate? No, perché il Catania ha 0 punti. La sua tristezza maggiore dove sta? Nel fatto che sta finendo l'estate o che il Catania si trova a 0 punti? Che ha venduto Gomez. E speriamo bene, cattiveria e cattiveria, e vediamo che vinciamo. Umberto, per questo pomeriggio di campionato è tutto, speriamo che possa andare meglio, soprattutto per quello che sarà l'appuntamento tra Catania e Parma.